Iniziare un video con il cambio di due Pokémon caduti in battaglia non è proprio quello che mi aspettavo quest'oggi, ma. Che bisogna fare? La schiera qua inizia a essere sempre più sfoltita e non mi piace. Prendiamo Ambipom e prendiamo Handaur. La nostra prossima destinazione è Fluxopoli. Prima però c'è percorso 17. Oioioi. Mamoswine. Let's go! Andiamo in mezzo alla neve. Tu carichi come Rhyhorn? No, mi fai solo scendere. Allora niente, continuiamo nella neve, dai, imperterriti. Prima trovo il Pokémon, poi metto il repellente perché sennò non finiamo più. Allora, sta visuale fa davvero pena. Se possiamo cambiarla prima possibile. Perché vorrei capire, ecco, ho. Ah sì, aspetta, tu puoi rompere invece i sassi. Perché no? Ma perché vai col culo all'indietro? Stavo per calpestare un Rhyperior. No, mi sa che è il Rhyperior che calpesta a noi. Wow, preso, grande. Subito in squadra. Talvolta lancia Geodude, bello. Rhyhorny. Per ridere un po'. Siamo arrivati. Un messaggio! Grande! Non ne ricevevo uno da 10 minuti! Serena, che succede? Stavolta ti sfido davanti alla palestra di Fluxopoli. Non ti voglio sfidare, Serena! Oh, che bella cittadina Fluxopoli! Oh, Madonna santa! Potete lasciarmi in pace 5 minuti? Allora, dobbiamo andare a sfidare Serena. Prima mi curo. Mo' a trovare la palestra in mezzo a sto pattume qua. Ah, eccola! Oddio, fammi almeno arrivare davanti alla porta! Sì, mi ricordo quando ho detto che siamo rivali. Non è vero, non mi ricordo. Però voi dite di sì, che tanto questa ci crede. Ma non era Mega Absol? Tornato normale, da solo. Vinta! Oh, cielo! E ora andiamo a fare la palestra. Franca davanti è sempre bellissima. Allora, andiamo. Bella sta palestra. Un cubo. Oddio, che succede qua, mo? Mica me la ricordo sta palestra. Un labirinto all'interno di una Pokéball. No, ah, Astra questa era. Era Astra la capopalestra qui. Non me la ricordavo proprio. Ella sì, ella sta là sotto. Cavolo, che bella sta palestra. Andiamo avanti. Ma davvero bella sta palestra. Oh, nulla da ridire proprio. Questa è venuta bene, bene, bene. Bravi. Ma quella non volevo sfidarla. Eccola! Grande. Ammetto che lei me l'ero proprio dimenticata. Ho salvato, ma non importa. Più che altro se crasho all'emulatore, non per altro. Con questo rito il tuo futuro sarà deciso, ma solo a partire da un passato glorioso. Che la lotta abbia inizio? Bulgara? È talmente forte che fa statterare l'emulatore. E si chiama Astra. Bella però sta frangia un po' strana, eh. Quanti ce n'ha? 4 almeno, vero? 3. Bah. Non che ci sia qualcosa di male ad averne 3, però. Il capopalestra deve testare l'allenatore se è idoneo a proseguire il suo percorso e tu mi metti 3 Pokémon. Contro uno che ne ha probabilmente 6. Mi fa strano, ok? Tra l'altro, mi ha fatto male. Molto male. E non me l'aspettavo. Mando Abby contro Bisharp, dai. Sì. Surprise, O motherfucker! vorrei trovare la Absol Ite? Non lo so. Non mi ricordo come si chiama quella per Absol. Intanto un danno di circostanza. Poi andiamo con quello più potente. Con Spaccareccia! Questo è buio acciaio, quindi un danno tremendo gli fa. Buono. Ma che è fuoco bomba? Ma stai buono, se mi spremi bru. Ah, beh. Volevo vedere se mi scottava. Può essere che lo mandavo KO lo stesso. Però Bye bye. forse. Forse, forse. E l'ultimo chi è? Steelix. Che cambio, sto buono così. Oddio, con Surf di Empoleon magari.
Tanto che ci sto. Oddio, sapete cosa? Magari. Vediamo, se dovesse fare un grande danno lo cambio. Aia, ah, non gli ho fatto ipnosi. Ok, cambio. Ultimo canto. Ok, ci sta. Ci sta ultimo canto. Ci sta. Ecco. Insomma, tu e la tua squadra avete un fammi leggere. Una luce fulgida che eclissa anche le stelle. Usatela per aprirvi il cammino. A suon di pugni però lo apro il cammino. Del tuo percorso questa è la prova concreta che i tuoi sforzi ti hanno portato alla meta. La medaglia psico è tua. Grazie, molto carina. Della fiducia reciproca questa è la prova. Tra umani e Pokémon sempre si rinnova. Tutti fino al livello 90 mi obbediranno. Ok, calmamente, non male. Non male per Franca, magari. Se riesco a setappare. È davvero potente calmamente. Il risveglio di una forza che toglie la vita. E l'eco di mille voci, tristezza infinita. È il futuro che vedo innanzi a te, allenatore coraggioso e forte. Ti indicherò la strada. Vuoi tornare all'entrata, certo. Bene. Finito. Attenzione! Chi è? Ho conquistato la medaglia psico, Serena. Sì, ma c'è qualcuno lì... Come fammi lottare con tante corona? Ma che... sei buona! Che succede? C'è il Team Flare, non lo vedi? E ci contatta Elisio, strano. A tutti gli allenatori in possesso di Holobox, ascoltatemi attentamente. Il Team Flare attiverà l'arma suprema e se ne servirà per riportare il mondo alla sua bellezza originale, spazzando via tutti gli sciocchi che non hanno aderito alla nostra causa. Degli opportunisti senza scrupoli stanno pregiudicando il nostro futuro. Se andremo avanti così, il mondo diventerà un luogo orribile, rovinato dalle guerre. Il Team Flare userà l'arma suprema per rinnovare il mondo. Sono spiacente per tutti coloro che non fanno parte del nostro gruppo. Addio. A parte del Team Flare, ce l'ha detto chiaramente. Ma cos'è in mente, Elisio? Che intende con purificare il mondo e spazzare via tutto, tranne il Team Flare? Dove potrebbe essere, Elisio? Forse a Luminopoli? Sai che non ne ho idea, perché non me lo ricordo. L'espresso del caffè Elisio, conosci Piazza Rossa? Ah, quindi a caffè Elisio, il nome non potrebbe essere più esplicativo. Mi chiedo se però sia prima meglio fare una capatina da quello che conosce la storia della mega evoluzione e tutto il resto. Che poi se non sbaglio è proprio da queste parti che c'è quella specie di cupola gigante per la... Eccola, è questa. Sì, è proprio questa. Che alle 6, mi pare, ogni giorno alle 6, ti indica la posizione di una mega pietra. Magari nel prossimo episodio andiamo ad affrontare la base segreta del Team Flare, che non sarà mai al Caffè Elisio. Mai potrebbe essere lì.